Ok, ci siamo, incredibile. Sei pronto, Gabri? Vai, vai. Allora, ti spiego che cos'è questa roba. Questa roba consiste nel rispondere a delle domande, tipo il milionario, non so spiegartelo in modo più easy. Oggi provo a fare delle domande su di te, ok? Tu prova a darmi qualche consiglio se vedi che sbaglio troppo, o dammi un coppino se faccio qualcosa di completamente sbagliato, ok? Sono domande su di te. Io ho solo una domanda. Dimmi. Farò qualche figuraccia? Tu no, io credo diverse e tante. Mi diverte molto questa cosa. Ti diverte questa cosa? Sì, un casino. La prima domanda di oggi è... aspetta che sto a fare... Raga, 100.000 like per le figure di me. Ogni figura di merda ha 100.000 like in più. Diventiamo milionari instant. Quanti anni ha Gabri Ponte 2017? Vabbè, questo è facile, basta andare su Wiki. Non c'ho il tempo, c'ho 17 secondi. Quanti anni hai? No, mica, che adesso se ne metto troppi poi mi faccio una figura di merda. Ma sai che non so quanti anni, te lo giuro, non so quanti anni hai. Danne di meno 30 23 43 anni. Veramente. Se li porta, oh, 39 se li porta bene, dai. 44 44? 44 l'hai già fatti? Yes. Ne uno. 73. C'hai il doppio dei miei anni. Vabbè, non è che mi devi sentire un mezzo di merda così, dai. Bene, partenza è stata fantastica. Partenza giusta. Di chi è la canzone Tu sei? Gabri Ponte, Feddanti e... Vabbè, almeno una... Cioè, qui giochi in casa. Credo Vasco Rossi, però vabbè. Almeno questa. Forse era l'unica che potevo azzeccare tra tutte. A che video musicale appartiene questa foto? Tu ovviamente lo sai. Allora, dai, posso dare un aiutino? Vai. Siamo figli? Siamo figli di Pitagora e di Cassaday, che è quello che raccomanda famiglia. Allora facciamo... ho capito, ma non c'è... No, tu no, mi no. Vieni nell'aria, non c'era tra queste. Ah, no, ma io pensavo fosse Little Tony. Ma non lo sa neanche lui. Non lo sa neanche lui che video è, ma regà, dai. Ma dai, che poi l'ha anche azzeccato. Però scusa, Miami che ha rubato la giacca a Little Tony. Non ragazzi, sa neanche i tuoi video. Io non so neanche... L'ha azzeccata e non la sapeva neanche lui. Va bene, sono scusato per tutto il video. Gabri Ponte, paragonabile a un... figura mitologica, profeta, uomo comune, dio. La sapevo, sono andato anche sicuro perché ovviamente... Come si chiama l'extraterrestre del... Ha un nome? Ha un nome lui? L'extraterrestre del blu dei video, mica i tuoi fan mi linciano. Non ho idea, raga. Ah no, aspetta! Zordot! Non so per quale motivo me lo ricordavo. Va bene. Non mi linciate ancora oggi. Quale di queste canzoni di Gabri Ponte è stata remixata anche da Gigi Doug? La so. Con tutto l'amore per Gigi Doug non sempre tu vivi nell'aria. La risposta quando non sai qualcosa è tu vivi nell'aria. Sempre. La risposta è nell'aria. Vabbè. Next one. Gabri Ponte ha remixato due sue canzoni unendole. Quali? Vivi nell'aria, Giulia. Canzone 2000 blu. Canzone 2000 blu la escluderei. Vivi nell'aria. Per vivi nell'aria quando non sai la risposta. No! No, come? Ma veramente? Ma quando hai fatto questa cosa? Porca vacca! Che figura di merda, raga. Vabbè, dai, sai, no, magari. Vabbè, io no, io non ho sbagliato. Vabbè, tu hai sbagliato quella di prima, quindi non è problema. Gabri Ponte, Gabri Ponte 43. Grazie, perché le so io queste cose. Gabri Ponte è una leggenda. Dirette proprio, neanche le guardo le altre, subito. Oltre a Gabri Ponte, chi sono gli altri componenti delle F65? Non ne ho la più pallida idea. Uno non ha i capelli. Aspetta, se sbaglio questa e l'altro è il problema. Ah, perché tu li sai. Io giuro che però no, veramente raga, non c'è, tu vivi nell'aria. Non c'è tu vivi nell'aria, purtroppo. Se la sapevo perché sono skillato io su ste cose. Sono politico. La cassa spinge come spinge il DJ. Madonna, quanto sei egocentrico però, dai. Qual è la seconda canzone di Gabri Ponte con più visualizzazioni su YouTube? Non la prima, la seconda. C'è Tu vivi nell'aria, però secondo me non è Tu vivi nell'aria. Allora, Che ne sanno i 2000 è la prima. E quindi La danza delle streghe. Sì! La danza delle streghe non me l'ha suggerito, lo sapevo. Con chi ha collaborato Gabri Ponte per la canzone La fine del mondo? Dante. Beh, questa... No, come? Ah vabbè, vabbè dai, La risposta parzialmente corretta, io direi possiamo passare. Metà punto, dai. Possiamo passare. Però io vorrei sapere una cosa. Dimmi. Dopo devo rispondere anch'io alle domande su Favij? In teoria no, però due te le faccio fare lo stesso.
Non dormo ormai da un secolo. E parte di che canzone di Gabri Ponte? Non dormi ormai da un secolo. È proprio che giro gli occhiali. Io la so. Ah, la sai. Tu sarà... non è. Però ti do un consiglio, cioè un suggerimento. Non è mia, è un remix. Ah, è un remix. E non è Tu vivi nell'aria. Giulia, la risposta era Giulia, e lo sapevamo. La risposta era sul letto davanti a noi. Era sul letto. La risposta è sempre davanti a te. È sempre Giulia, sì. O è l'aria o è Giulia. Vai. In che gruppo fa parte Gabri Ponte? Boh, dei Backstreet Boys. Io sono convinto che i Backstreet Boys hanno mancato qua un elemento prioritario. Il brano che ne sanno i 2000, scritto malissimo, quale DJ lo ha prodotto? Ma Dante non è un DJ. No, Dante non è un DJ, quindi. Ma Dante è poliedrico. Dante è poliedrico, fa un sacco di cose. Fa anche lo youtuber ogni tanto. Con chi dei mates Gabri ha fatto una whisper chat? Hai fatto un video con un altro youtuber? Ah, io quindi non sono il primo. Quindi questo video può concludersi qua. Io mi sento tradito nell'intimo. Hai fatto veramente. Beh, sorry. Per forza, potrebbe essere altri. In che anno Gabri Ponte comincia a collaborare con M2O? Questa non la so neanche io. Pensa a te come la posso sapere io. Giulia, 2008, 2003, 2001, 2006. Dai, okay, andiamo per esclusione. Dai, 2008 secondo me. 2003. 2006, ha risposto lui, Non è possibile. Io ti guiderò tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Na 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 na. Viaggio insieme a me. Ah. Ok, ma no, ci stavo ancora dentro con l'età. Spiriti potenti. Vi vogliamo nell'aria. Vivi nell'aria. No. Invochiamo, sì, dai, Giulia, la sapevo. Dai. Non ti preoccupare. Non faccio sempre invece. Le ultime due, raga, e poi concludiamo. Speriamo che mi vadano bene con questo. Come si chiamava il primo album degli Eiffel? Europop. Bravo. Sì. Quindi degli Eiffel conosci tutti, conosci i titoli delle canzoni, sì, conosci i titoli degli album e delle persone, ma non i nomi delle persone. Persone, esatto. Mi piace sto gioco. Piace. Oh, vediamo la figura di merda finale. Gabri Ponte ha fatto nel 2012 il remix di una canzone con Dorotea Mele. Qual è questa canzone? Qual è? Con l'apostrofo, quindi non meriti una risposta giusta. Sexy DJ, Beat on My Drum, Lovely on My Hand, Love on My Hand. Siccome queste due sono simili, deduco che sia una di queste. Love. Siamo al 53. No, perché? Era più... No, dai, sembra... Vabbè ragazzi, io direi che ringrazio Gabri per aver partecipato a questo video. Ho fatto veramente delle figure meschine, però... No, sei andato bene. È stato bene, dai. Meglio che all'esame di maturità, sicuramente. Ringrazio anche Giulia per aver dato la risposta sbagliata di tra quelle che c'erano. Grazie ancora a Gabri Ponte, vi lascio con l'outro che ha fatto lui, quindi tutto Gabri Ponte questo video. E scusa, le mie domande su Favigioli? Vuoi farle, sei sicuro? Cioè... Va bene. E noi ci rivediamo al prossimo video. Dai ragazzi!